Buongiorno, benvenuti presso lo spazio Regione qui all'Excelsior per la mostra del cinema. Siamo molto grati alla Regione Veneto per averci concesso questo spazio e siamo qui. Io mi chiamo Elisabetta Noli e rappresento in questa sede come direttrice amministrativa il Global Campus for Human Rights. Il Global Campus for Human Rights è un'organizzazione internazionale, un consorzio di università internazionali che organizza proprio qui al Lido, alla propria sede qui al Lido, una serie di corsi di formazione, un master in diritti umani e democratizzazione ed altre importanti iniziative sull'educazione e la promozione dei diritti umani qui a Venezia. La nostra dimensione quindi sia territoriale, regionale e internazionale, in quanto proprio il nostro nome, Global Campus of Human Rights, rappresenta sette regioni del mondo in cui sono presenti università che fanno parte del nostro consorzio. Sono circa 100 le università che fanno parte del nostro consorzio e che organizzano corsi appunto di formazione sui temi dei diritti. In questa occasione, nello specifico, in questi giorni è in corso presso la nostra sede una scuola estiva su cinema, diritti umani ed advocacy, ed è qui con noi Claudia Modonesi, che è parte del responsabile scientifico della scuola su cinema, diritti umani e advocacy, a cui poi darò la parola per una breve presentazione del nostro corso. Ma il motivo più importante della nostra presenza in questa sede è la presenza del nostro ospite, Ascolt Kurov, che è un regista che si è occupato del caso di Oleg Sentsov, che è un prigioniero politico ucraino, al quale ha dedicato il film che vedete nel poster, The Trial, The State of Russia vs. Oleg Sentsov. Se capisco bene, ci sono anche delle persone non italiane in sala, quindi magari traduco brevemente questa prima presentazione. If I understand correctly, there are English speakers in the room, so I will briefly present, I repeat what I've been just saying. We are here very shortly as the Global Campus of Human Rights, which is an educational organization working on human rights since 20 years. Our seat is here in Venice Lido, but our organization has both a local, regional and international dimensions. We are composed by seven programs all around the world, all organized in master's courses and other trainings on human rights and democracy. And in this specific moment, we are organizing the summer school on cinema, human rights and advocacy with 30 students coming from all over the world and inquiring about how human rights can be conveyed through cinema and media. Claudia Modonesi, who is here present, will then speak briefly about the summer school. But the most important reason for our presence here and is our host Ascolt Kurov. He's a film director who's been advocating for the case of Oleg Sentsov, who's a political prisoner, an Ukrainian political prisoner, whom the film that you see here, The Trial, is dedicated to. And this is precisely, the film is about his trial and what happened in relation to this case. We will see a brief trailer about this important case, and the very important information that I should convey to you is that Oleg Sentsov is a Sakharov Prize for 2018,
So he got this important prize for freedom of expression from the European Parliament, and the trailer that you're going to see speaks about this. Quindi ho continuato nel dire che vedremo fra poco un trailer. Questo trailer riguarda, è un trailer del Parlamento europeo che ha conferito a Oleg Sentsov il premio Sakharov per la libertà di espressione nel 2018 e che poi quindi appunto ha voluto portare all'attenzione internazionale della comunità internazionale il caso di Oleg Sentsov, che è paradigmatico della situazione dei prigionieri politici in Russia. Se possiamo mandare in onda. Here in a Russian penal colony deep inside the Arctic Circle, Oleg Sentsov is incarcerated. The conditions inside the prison in the town of Labotnangi are harsh. It's 2,000 kilometers from Moscow. His lawyer visits Oleg several times a month. Физическое состояние плохое, психологическое состояние отличное. Олег с очень большой силой воли, и, соответственно, никаким образом эта воля не сгибаема. И сколько раз ее уже пытались сотрудники ФСБ проверить, повлиять на Олега, и сотрудники ФСИНа повлиять каким-то образом. Олега просто не сломать. Это человек кремень. In 2015, he was sentenced to 20 years in prison for preparing a terrorist attack and arms trafficking. Grinning sarcastically in court, he hummed the Ukrainian national anthem. Я уже пребываю год в вашей прекрасной стране, смотрю ваш телевизор. Программа «Вести», «Время», как бы, да, это очень хороший передач. Я, ваша пропаганда отлично работает. Amnesty International denounced a show trial. His lawyer called it a mockery of due process. После задержания в отношении него производились пытки, где они ему говорили, ну признайся, соответственно, в этих преступлениях получишь там от 7 до 8 лет лишения свободы. Скажи, что под твоим руководством все эти поджоги состоялись. Скажи, что ты сам разработал, руководил операцией по возможному подрыву памятников и так далее. Oleg Sentsov was arrested in 2014 after protesting like thousands of Ukrainians against Russia's annexation of his native Crimea on Independence Square in Kiev. He was working on his second feature-length film. His first, Gamer, had toured the big film festivals in Europe and across the world. In September, the once strapping filmmaker who measures 1.90 meters appeared weak and emaciated. He was 139 days into a hunger strike. At the time, his cousin was worried about him. Здоровье Олега сильно ухудшилось, у него очень слабый пульс, 40 ударов в минуту. Он жалуется на боли в сердце, на общую слабость и старается лишний раз уже не вставать, чтобы экономить силы. A few days later, on October 6th, Oleg Sentsov was forced to end his hunger strike. 145 дней голодовки, угрожающие последствия наступили для его организма. Врачи сказали, либо мы тебя привязываем к кровати, будем поить тебя, кормить, трубки тебе всякие вставим там. Либо ты принимаешь добровольно решение о том, что ты уйдешь с голодовки и, соответственно, будешь принимать уже питание самостоятельно. Even though his hunger strike is over, Oleg Sentsov is still calling for the liberation of all political prisoners in Russia. According to this journalist and human rights activist, that could be as many as 70 people. She met Oleg Sentsov in August. Ils se trouvent en prison simplement parce qu'ils sont de la nationalité ukrainienne. Et ils étaient arrêtés, pour la plupart, juste après l'annexion de la Crimée. Ils étaient arrêtés comme les ennemis de la Russie, parce que c'était à l'époque la chasse aux Ukrainiens. Calls to free Oleg Sentsov and other political prisoners in Russia are growing. From cultural figures to politicians, from Paris to Kiev and beyond. These activists have been demonstrating one at a time outside the presidency in Moscow since September. Opponents use a loophole in the law, as the rights to assemble and demonstrate have been limited in Russia. Во время присоединения Крыма к России он занял позицию отличную от
российских властей. Собственно, за это он был и наказан. Он активно высказывал свое мнение, помогал. Олег Сенцов. On October 25th, members of the European Parliament awarded the Ukrainian filmmaker with the Sakharov Prize for Freedom of Thought, a sign of hope for Zoya Svetova. Je crois que Oleg Sentsov est digne de ce prix et c'est très important qu'on continue de parler de lui, qu'on ne l'oublie pas parce que ça donne la possibilité à espérer qu'un jour il sera libéré. Along with this prize, the Parliament is calling for the immediate release of Oleg Sentsov, who has become a symbol for the liberation of all political prisoners in Russia. Come avete visto dal trailer, il caso di Oleg Sentsov è un caso paradigmatico per Here in a Russian penal colony deep inside the Arctic Circle, Oleg Sentsov is incarcerated. È importante anche sottolineare come il mondo del cinema, essendo Oleg Sentsov un cineasta, si sia pronunciato in suo favore, lanciando una campagna che ha raccolto i consensi di molti registi internazionali, da Sokurov a Wim Wenders, Pedro Almodovar e molti altri. E quindi è estremamente importante per noi anche porre all'attenzione della mostra del cinema di quest'anno, ricordando che ci sono stati anche registi che hanno dedicato i premi che hanno ricevuto proprio al caso di Oleg Sentsov, e vorremmo farlo questo attraverso la voce di Ascold, che è lui stesso un regista e che ha appunto dedicato ad Oleg il film The Trial. Oleg, Ascold, can you please tell us why, in your view and according to your film, the case of Oleg Sentsov and his situation is a symbol for many other political prisoners in Russia? Thank you. good morning. The reason is because this was actually one of the first, very first cases after Russia annexed Crimea, and it was certainly a political showcase, and it was the first terroristic case, and it brought us back to bad example of Stalin times. Stalin show trials, when political opponents were charged in terrorism or some other crimes, and it was the first, one of the first cases when Russian secret services, they started to use tortures again to get confesses from arrested people. Dice Ascold che questo caso è stato così importante proprio perché è stato forse uno dei primi in cui si è visto come le autorità russe hanno organizzato un processo che si è rivelato molto simile a quelli che erano i processi nell'epoca di Stalin, con prove create ad hoc, con confessioni estorte, con casi, con elementi legati alla tortura, e quindi che si è posto all'attenzione dell'opinione pubblica internazionale in modo molto evidente per le violazioni e gli abusi commessi. But the only terrorists in this case are the state itself, the secret service state, because the main goal of this case and cases which followed after that was to frighten people, just to force them to stop any activities, because you know before this case there was a quite big activities of pro-Ukrainian
patriots, they tried to resist the annexation, they tried to resist these processes. But after that, it became absolutely clear the methods Russian secret services are going to use against anybody who tried to resist. L'elemento appunto non così simbolico ma pratico di quello che è successo a Oleg Sentsov sta anche nel fatto che questo processo è stato utilizzato con appunto la complicità dei servizi segreti come monito a tutti coloro che stavano protestando per l'annessione della Crimea alla Russia, per le vicende che hanno riguardato questa parte, che hanno riguardato appunto la Crimea, per come dire, non per anche bloccare le proteste che erano iniziate sino ad allora e per terrorizzare quindi coloro che manifestavano in favore dell'Ucraina e di quanto succedeva in Crimea al fine di dimostrare che cosa sarebbe potuto succedere loro nel continuare con queste manifestazioni. And Oleg Sentsov wasn't the biggest activist, pro-Ukrainian activist in Crimea at that time. But this is how this machine, this terror, that state terror works. It chose you randomly. Anybody cannot be quite sure, quite confident that you can avoid to be arrested, to be tortured. This is the main tool of this kind of terror, but Oleg, he's really very strong person, and he has his own strong principles, and what is very important about him that he lives according to his principles, because during the court trial. One of his speeches, he said that I don't know what's the point of your principles if you are not prepared to suffer for them or even to die. Il caso di Oleg Sentsov è molto importante anche perché dimostra come questa strategia del terrore messa in atto dalle autorità è proprio quella di colpire senza una ragione specifica, in modo casuale, quasi random, alcune persone che poi possano appunto diventare un esempio e un monito e una minaccia affinché altri non protestino o non sollevino dei dubbi su quanto sta succedendo in quell'area. E quindi è un po' come comunicare appunto all'opinione pubblica, noi possiamo colpire in qualsiasi momento senza, anche se appunto la persona non ha di fatto commesso nessuna violazione specifica, gli atti di terrorismo non sono stati provati e il processo si è rivelato un processo farsa. Ma nonostante questo, Oleg Sentsov continua la sua battaglia ed è un esempio per tutti proprio perché per la coerenza che sta dimostrando anche nel film The Trial, ad esempio, c'è una parte in cui lui proprio esprime questo concetto dicendo non, se abbiamo dei principi non capisco, cioè è evidente che va fatto a qualsiasi cosa pur di metterli anche in pratica nella vita di tutti i giorni, e io sto facendo semplicemente questo, sto vivendo la mia storia in linea con quello che penso e con le mie convinzioni politiche. If I can ask you also, and I wanted to involve also Claudia, you opened the summer school on cinema and human rights by presenting your film to the 30 students that are here in Venice. What was the reaction of the students, and what did you get also from the student in this in your presentation? Maybe we
we can start with Claudia. Chiedevo a Claudia e Oleg, visto che Oleg Askold ha presentato il proprio film agli studenti della scuola estiva su cinema e diritti umani che è appena iniziata, chiedevo qual era stata la reazione da parte degli studenti. Salve, buongiorno. Sono Claudia e modonesi e dirigo un'organizzazione no profit in Inghilterra che si chiama Picture People e organizziamo workshop e attività educative, formative per giovani professionisti nel campo dei diritti umani, dei film e dell'advocacy. Questa è la 14ª edizione della Summer School che organizziamo in collaborazione con il Global Campus Human Rights, e quest'anno abbiamo una trentina di partecipanti che provengono da 24 paesi diversi. Per noi è stato veramente un onore avere Askold che ha aperto il programma, un programma su 10 giorni che si svolge in concomitanza con la mostra del cinema, perché in questo caso i partecipanti possono anche andare a vedere alcune proiezioni della mostra del cinema che sono inerenti ai diritti umani. Quindi comunque iniziare il programma con il film di Askold è stato abbastanza emblematico, un film importante, un film sensibile, un film intelligente, un film coraggioso. E la conversazione dopo con i partecipanti è stata assolutamente dinamica e interattiva. So I was just saying that it was an honor for us to open the program with your film and knowing you and have a discussion with you and our participants, and I thought the discussion with the participants has been interesting, very interesting, interactive, dynamic. They were very into the topic. Some of them didn't really, probably were not very aware of all the subtlety of the issues behind the Oleg Sentsov. And I think you brought up the issue very clearly and in a very delicate and important way. So thank you so much. Yes, it was very interesting to watch this film with the student, and afterwards there was a session of Q&A, and even after that we used all the free time just to discuss this situation to Oleg Sentsov, because some moments are not and I wouldn't say not clear, it's clear, but maybe not understandable enough, because the specific situation in Russia is very, in a way, original. But of course, it's important for I think people in different countries, because this is very. This might happen in any place in the world, yes, unfortunately. Askold ribadiva l'interesse degli studenti al film presentato, al caso di Oleg, e ci ha raccontato come appunto poi oltre alle lezioni, alla presenza in classe, gli studenti hanno continuato poi a fargli delle domande per capire meglio la situazione in Russia, che è molto comunque peculiare. Quindi per lui è stata un'esperienza molto importante. We can ask the floor for questions. Naturalmente vogliamo sollecitarvi a fare domande e approfittare della presenza di Askold per la continuazione di questo incontro. If you are you're welcome to present make questions and take advantage of Askold's presence to learn more about the case, if any. Accetto.
microfono. First of all, thank you very much for being here. I represent here the Criminal Law Association, Venetian Lawyers, and I have a few questions. I can ask it in Italian and then if you can translate. Allora, la prima domanda è se la sentenza sia definitiva, perché il processo del 2015 mi pare di aver capito, e quindi in 4 anni in Italia le sentenze penali non sono definitive, quindi immagino che in quanto processo farsa sia stato celebrato in maniera irrituale, e quindi la domanda finale è: ci sono altri strumenti per rendere irrevocabile la sentenza? Cioè per rendere irrevocabile la sentenza, ossia andare a Strasburgo, che cosa si può ancora attivare per liberarlo? Certo. Ci sono solo degli strumenti in esecuzione, oppure anche internazionalmente parlando si può attivare qualcosa? Mrs. Darrey is a lawyer representing here the Venetian Criminal Law Association. And she was asking, first of all, if the we know that Oleg has been condemned, if the decision of the court is final, is definitive, or if there are still grounds for appeal and the possibility to reopen the trial. And secondly, what can be done in order to continue for the campaign for freeing Oleg, and if there are, for example, possibility to adhere to the European Court of Human Rights. Thank you. Work? Yes, very reasonable question, because of course, Alex's lawyers, they passed through all the steps of appeal abilities up to Supreme Court of Russian Federation, and every appeal certainly was denied. And now this case is in European Human Rights Court, so they're waiting for the queue, because you know there are too many cases, so you have to wait for years sometimes. But if, when, not if, but I think when European Court will of course accept this this appeal and find that Alex Sentsov is innocent, and they cannot cancel Russian court decision. They only can fine them for money, and Russia will pay it as they do it all the time. But now these days, actually, sì, diceva che il processo è già passato tutti i gradi di giudizio sino alla Corte Suprema, quindi è già arrivato alla sua conclusione, e che è già stato portato di conseguenza all'attenzione della Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo, dove è in attesa di essere vagliato. Ovviamente ci vorrà del tempo, e per certi versi ovviamente c'è fiducia in una sentenza positiva della Corte, ma anche nel caso in cui dovesse essere condannato, le autorità russe verrebbero condannate al pagamento di un risarcimento, e questo quindi non risolve completamente, anche se ovviamente sarebbe molto importante, il caso di Sentsov. And these days, I mean, a week ago or so, it was started a new negotiation process between Russia and Ukraine, and they say about possibility of exchange Ukrainian political prisoners who are in Russia, in jail in Russia, and Russian prisoners who are in jail in Ukraine, 33 to 33 people.
But if Alexentsov is on the list, we don't know. Because, you know, I refresh my social networks, because one hour ago it was a breaking news that Alexentsov was relocated from this northern prison colony to Moscow. But this information is not checked yet. So maybe this, if he is relocated, maybe this means that he is on the list and he will be exchanged and will go back to Ukraine these days. Or maybe this is again some fake news, or it might be canceled any time, as it was many times before. So we hope for this ability. Uno dei possibili sviluppi è legato alle recenti negoziazioni che sono iniziate tra il governo russo e quello ucraino per uno scambio di prigionieri politici, in modo che appunto gli uni vengano riconsegnati ai rispettivi paesi, e però appunto non si avevano sino a pochissimo tempo fa notizie più certe sulla conduzione di questi negoziati, però ci diceva che stava appunto controllando i suoi social network, perché pare sia notizia dell'ultima ora che Alexentsov sia stato trasferito dalla prigione in cui è incarcerato in Siberia in una prigione a Mosca, e quindi c'è la possibilità eventuale che lui sia preso in considerazione come uno dei, appunto, dei prigionieri politici che verrebbero scambiati tra i due paesi, però il tutto è ancora da verificare se si tratta di una notizia effettivamente confermata. Beh, avevo una seconda domanda, volevo sapere se lei avesse ricevuto personalmente delle minacce o se fosse stato difficile compiere quest'opera e portarla in giro e farla conoscere, perché mi pare di aver capito che colpiscano a caso le persone, però credo che ci debba essere comunque una base, sono delle persone, tutti degli attivisti con una certa sensibilità e che portano avanti un certo messaggio, quindi lei non ha paura di essere in futuro, di subire, diciamo, lo stesso trattamento che è costato, insomma, che è capitato? The question is whether you have received any threat or you've been yourself persecuted for your campaigning for Alexentsov. And because, of course, as you were saying, is a specific strategy of the state to go randomly about picking up their cases. But at the same time, it is evident that these cases are often referring to human rights activists. And whether you have a fear to continue in your campaigning. Thank you. No, I didn't have any problems yet. Of course, it was not clear during the making this film about Alexentsov, because the investigation was proceeded, and I met the lawyers, the cousin of Alexentsov, during the meetings. I was allowed to film it, and sometimes we noticed some guys in a cafe watching us, making picture of us. Sometimes the lawyers had provocations against them, and nobody knew how they what are they going to do with us. So yes, it was hard period, but I didn't have a problem after the film was released, and I'm being often asked about this, but I think they don't mind, because they don't care of anything. They don't care of if we show this film. Maybe because this is a show trial, they want to be shown. I don't know, but as I said before, they act randomly. The repression is randomly. Always random, but so you never know.
Sì, come diceva, non ha avuto minacce specifiche a lui indirizzate. Era chiaro che, essendosi occupato del reportage del processo, ovviamente è sempre stato vicino alla famiglia di Oleg, e nelle occasioni in cui ci sono stati degli incontri era chiaro che c'era qualcuno che li seguisse o che, insomma, spiasse i loro incontri, ma non ci sono mai stati episodi di questo genere. Ma appunto lui lo inquadra in una strategia abbastanza studiata del permettere che il film venga diffuso, perché è un po' considerato un processo show e quindi come tale va visto, e il messaggio è più appunto quello che diceva prima, dimostrare che è possibile colpire senza dare elementi di previsione, quindi in modo abbastanza apparentemente casuale. E io volevo ricordare un po' un regista che è stato ucciso lo scorso anno in Sudafrica, Alexander Rastarguyev, che assieme ad altri due giornalisti che sono andati in Sudafrica per fare un film indagine su uno scambio di armi tra la Russia e il Sudafrica, e loro sono stati uccisi in maniera abbastanza... ma Alexandra Starguif è stato un bravissimo regista di documentari, quindi diciamo il lavoro che viene fatto da chi racconta la politica attuale russa implica un grande coraggio, per cui veramente sono tutti quei... Tra l'altro adesso a Venezia verrà presentato anche Citizen K su Khodorkovsky, un altro processo. Poi recentemente è stato liberato anche un altro regista, Kirill Serebrennikov, che pure è stato 2 anni in carcere. Insomma, possiamo avere cortesemente il suo nome, che lo riporto? Alexander Rastarguyev, il regista, poi Kirill Serebrennikov. Ah, il mio nome? Sì, io sono Olga Strada. Sì. Mrs. Strada was mentioning the case of other activists and especially film directors that were jailed two in she mentioned the name, I'm not able to repeat them, but two that were in South Africa, and probably they were trying to get information about arm exchanges between Russia and South Africa. And then was mentioning the Citizen K film that is going to be shown here at the festival, and that it's all about again another trial and political prisoners. Yes, thank you, Olga, for these comments. Of course, we had this sad story of Alexander Rastarguyev and Jamal Arhan Jamal, and I don't remember Kirill's second name, were killed in Central African Republic a year ago because of the sensitivity issue they tried to cover. And in the film, the trial, there is a scene when Boris Nemtsov, the leader of opposition, was shot down right in front of Kremlin's wall. It was in the middle of the day and the public place. So. And my last documentary is about independent Russian newspaper Novaya Gazeta, and they are extremely brave, and they have 6 people killed since 2000, journalists and a lawyer. So yes, this is dangerous when you investigate for the most sensitive issues, like their criminal business and so on. Ringrazio per aver ricordato i casi menzionati, e
diceva di come appunto spesso queste persecuzioni avvengano alla luce del sole, riportava il caso del in pieno giorno di fronte al pubblico, come il caso dell'oppositore politico che di cui non Navalny, che è stato ucciso proprio di fronte. Viene regolarmente arrestato Nemtsov, gli è stato sparato, diceva, proprio di fronte al Cremlino, e altri casi simili che riguardano giornalisti, attivisti per i diritti umani e molte persone che vengono perseguitate. Grazie per ricordarmi i tempi. Io volevo approfittare brevemente della vostra presenza per chiedere, proprio per appoggiare la campagna Free Sentsov, se era possibile che il gruppo dei presenti si riunisse. Una collega, Elisa, sta dandovi dei banner con sulla campagna Free Sentsov, se possiamo fare tutti insieme una fotografia che poi condivideremo con il Parlamento europeo, con cui appunto collaboriamo nell'organizzazione di questa conferenza stampa e nella campagna Free Sentsov. E volevo ringraziare anche altre organizzazioni non governative come Amnesty International, oltre naturalmente ai nostri partner di Picture People, con cui continueremo il lavoro insieme agli studenti della scuola sulla sensibilizzazione in tema di diritti umani e cinema. E dicevo appunto degli amici di Amnesty, che anche loro sono molto attivi nelle campagne per la liberazione di Oleg Sentsov e che ci hanno onorato della loro presenza anche in questa occasione. Quindi grazie per essere venuti e Ascold è disponibile.